Ad esatti 20 giorni dall'entrata in vigore del nuovo piano di conferimento e raccolta dei rifiuti, approvato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella nella città di Torre del Greco, abbiamo rilevato dalle interviste effettuate sul territorio le perplessità e i dubbi dei cittadini torresi. Li abbiamo ascoltati ai nostri microfoni. No, io non l'ho proprio vista e non sono d'accordo, perché io faccio la differenziata, ma quando passano i camion per ritirare, i camion buttano tutto dentro, e io come un scemo vado a buttare vetro, vado a buttare quello e calate e mischiano tutto, basta. Sì, lo so, speriamo bene, questo è tutto. Penso che è una cosa buona, se lo mantengono, dipendono dai cittadini, solo che dovrebbero stare più giorni per buttare l'umido. I pannolini, invece i pannolini si buttano su prenotazione, un po' questo fatto qua è un po' particolare. Se uno c'ha qualcuno ammalato, un bambino, deve tenere i pannolini una settimana in casa, è un po' troppo. Paghiamo un sacco di soldi, sacchette che rimangono a terra, strade sporche. Magari 2 volte a settimana l'indifferenziata andrebbe bene, dice. Abbiamo visto che l'indifferenziata praticamente viene cestinata 1 volta a settimana, non sarebbe un po' troppo poco? Trolli ce ne sono pochi effettivamente e c'è bisogno di questo perché secondo me alcune persone non hanno ancora capito che è importantissimo rispettare le giornate. C'è ancora chi purtroppo scarica anche nei giorni in cui non c'entra. La sto facendo già prima del tempo, però poi stiamo pieni di spazzatura, secondo me. No, non lo sapevo. Sapevo ottobre, ma non sapevo quanto. Vengo dalla Sardegna e c'è una pulizia che qua non esiste, perché in Sardegna ci danno i bidoni con microchip. Se la differenziale non è fatta bene, arriva la multa a casa. Non lo so il piano che è fatto a ottobre. E se non lo so, come faccio a darle un'opinione? Mancano delle informazioni, per esempio sul volantino non c'è scritto l'inizio, la data d'inizio. Molti hanno iniziato il 1º ottobre, ci sono delle cose poco chiare. Siamo troppo rovinati a Torre del Greco, troppo spazzatura per tutte parti. Un solo rifiuto al giorno è meglio, però è assurdo che per i pannolini la gente deve prenotare. Cioè, non lo so come fa, una famiglia che ha 2 o 3 bambini e cambia i pannolini, che fa? Si mette al telefono? Vabbè, comunque. Proviamo anche questa. Mi sembra una cosa talmente assurda che a Torre del Greco non riescono a trovare una soluzione per i rifiuti. Io tutte le settimane devo fare la prenotazione dei pannolini. Cioè, è una cosa assurda. Se io ho un bambino, vuol dire che lui usa i pannolini. Non è che devo chiamare tutte le settimane. Io ho spazio fuori, quindi voglio dire, riesco a mettere le buste piene in giardino, ma io penso per chi ha un appartamento. Non so, l'umido, la plastica, cioè come fa poi a tenerla per tutto il tempo? Io tengo a mio marito allettato che faccio 5 pannoloni al giorno e più il cane sono 6. Io non lo so come devo fare. Penso che è una cosa giusta, ma già adesso che stanno facendo la differenziata, penso che è buono, solo che dovrebbero pulire le strade più che altro. E poi per quanti gli ingombranti. Penso che un po' di civiltà ci vuole. Io penso sia sempre lo stesso. L'importante è che si dovrebbero pulire queste strade, che non si può camminare. Per le strade non si può proprio camminare. Io abito dove sta il parcheggio dell'Annunziata e ho un cane e a volte porto a fare i bisogni. Non si può camminare, si fa lo zigzag tra carte, cibi buttati per terra. Non ne so proprio nulla. Non si è capito come, dove e quando buttarle. No, se, non sono informata ancora di queste cose. Niente, siamo rovinati perché hanno messo una sola volta a settimana il secco, 1 volta a settimana non va bene. Secondo lei è un piano migliorativo rispetto a quello che c'è adesso? No, assolutamente. Lei è favorevole al nuovo piano? No, non so, proprio al Torre del Greco non c'è niente di positivo. Mi dispiace per i miei nipoti. Non ci sono commenti, si potrebbe fare molto di più a partire da noi, ma con la sollecitazione severa da parte dei politici. Non si sa, ma speriamo bene.